Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. L'elezione in Sardegna, per quanto riguarda la Lega, partiamo da questo osservatorio che sembra particolare ma che ci racconta molto. Una Lega che in Sardegna sta al 3,8%. Ci dice che il progetto di Salvini di fare questa Lega nazionale è fallito, professor Cacciari? Partiamo da qua, poi vediamo il resto. Beh, era già fallito da prima, con l'affermazione della Meloni. Ormai era chiaro che il centrodestra doveva disporsi secondo l'ordine tradizionale, cioè la Lega specializzata al nord e Fratelli d'Italia specializzata nel mezzogiorno. L'exploit di Salvini nel mezzogiorno, l'ho sempre detto, era assolutamente eccezionale e irripetibile, quindi da questo punto di vista non c'è niente da stupirsi, credo che Salvini se l'aspettasse tranquillamente, insomma. Il problema della Lega, come hanno detto molti suoi esponenti dopo il voto in Sardegna, è adesso consolidarsi al nord, è adesso salvare le posizioni in particolare di Zaia e di Fedriga. Esatto. Allora, lì sarà la battaglia con la Meloni. Infatti. A questo punto per la Lega diventa vitale il terzo mandato. Grazie. Allora, questo ci introduce esattamente a questo tema qui. Terzo mandato che la Lega vuole per riconfermare Zaia in Veneto, che altrimenti diventa un problema anche per la leadership di Salvini, probabilmente. Ma è enorme, se Salvini non ce la fa a salvare Zaia e a tenere aperta la prospettiva del terzo mandato anche per altri, Salvini lo fanno fuori, è pacifico. Ma diceva poco fa Clemente Mastella che Salvini ha soltanto due chance per sopravvivere. La prima è spostarsi e tornare al nord in qualche modo e la seconda è tornare al centro. Ora, questo la vedo molto complicata. Salvini deve tornare a fare la Lega, solo che dopo aver puntato su questa fantasia della Lega nazionale, della Lega che prende i voti in Calabria, in Sardegna, in Sicilia, gli è difficile riciclarsi di nuovo. Ripeto, a questo punto la salvezza di Salvini, ma della Lega, consiste nel terzo mandato e nel mantenere le posizioni in Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Lombardia.